Riuscire riuscirine, bentornati in una nuovissima recensione di Ashura's Corner. Con la puntata di oggi chiudiamo finalmente il ciclo delle inner dedicate a Sailor Moon Crystal. Come ben sapete, la Bandai ha deciso di spillarci ancora più soldi riproducendo in maniera fedele e magnifica tutte le nostre guerriere Sailor in salsa Crystal. In tutte le puntate precedenti, che come al solito trovate il link qui sotto nell'info box, leggetela perché è importante, e qui sopra nelle informazioni, abbiamo analizzato e visto insieme Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e ovviamente adesso tocca la nostra Sailor Venus. La nostra eroina come sempre è stata acquistata su Big Japan, classico sito giapponese dove io acquisto gran parte delle mie action figure, a un prezzo mediamente alto, nella fascia medio alta. Sto parlando di 55-60 euro compreso le spese di spedizione e l'action figure in sé per sé è alta 18-19 cm. Do sempre questo range di prezzo perché tutto può variare in base alla valuta dello yen nella data odierna. Io ad esempio l'ho pagato 57 euro e un mio amico dopo un paio di giorni l'ha pagato 59, quindi il prezzo oscilla come sempre. Prezzo però ammetto che è indicativo perché riguarda solo il pre-order. Adesso che è già passato un bel po' di tempo, la potrete trovare a un prezzo nettamente inferiore o superiore. Ecco la box della nostra Figuarts Zero. Come potete vedere è identica e spiccicata a tutte le altre uscite precedentemente, salvo gli abbigliamenti di colore dedicati alla nostra protagonista. Sul lato posteriore poi ci saranno delle immagini dimostrative che mostreranno la nostra Beniamina in tutta la sua bellezza. Una piccola nota in merito, tutte le action figure dedicate a Sailor Moon Crystal stanno diventando sempre più belle e sempre più dettagliate. Infatti questa figure rende omaggio alla grandissima bellezza della nostra Sailor Venus. La posa è davvero molto carina, i capelli sono magnifici con queste sfumature grandiose. I due fiocchi poi sono sensazionali, quello sul petto e quello nei capelli. Nel complesso ci troviamo dinanzi a una figure di alta rifinitura. Come ben sapete, le action figure di Sailor Moon Crystal sono davvero ben fatte e pian piano che continuano a uscire le nostre beniamine, i dettagli, la cura diventano sempre più elevati. Qui ci troviamo dinanzi a un'action figure davvero bella, cioè visibilmente figa, cioè è magnifica, non ha difetti, i colori sono magnifici, il fiocco è perfetto, le sfumature, i colori, i capelli, è tutto davvero magnifico. Poi amo la posa kawaii di Minako, proprio per questo, non essendoci dei difetti palesi, io darei un 9,5 pieno. Qui il mezzo punto mancato riguarda soprattutto, secondo me, un po' la posa. La posa è grandiosa, cioè è fantastica, però
ammetto che conoscendo il personaggio mi sarei aspettato una posa meno kawaii e una posa leggermente più sexy. Magari per, cioè proprio perché Minako è così, cioè è comunque nella sua semplicità, nel suo essere simpatica, era davvero molto sexy. Questa posa un po' troppo kawaii. Sì, ci sta, per l'amor di Dio, ci sta, è magnifica. Però magari mi sarei aspettato qualcosa. Proprio per questo la posa mi ha lasciato alquanto a desiderare. Però è davvero magnifica. Premettiamo che non voglio fare un confronto tra Sailor Moon anni 90 e Sailor Moon Crystal, ma perché ci appartengono a due periodi completamente differenti, due stili completamente opposti. Ma qui voglio fare solo un confronto per quanto riguarda la posa della nostra Sailor Venus. Io, ad esempio, preferisco molto di più la versione di Sailor Moon Crystal, che la trovo un pochetto più allegra, un pochetto più vivace e sorridente. Ma ammetto che entrambe comunque sono molto carine, anche se mi aspetterò sempre una posa molto più sexy, che dia un po' quel sex appeal a questa protagonista, perché ne ha da vendere. Fatemi sapere sempre quindi qui sotto nei commenti qual è il vostro pensiero su questa figure, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. E soprattutto perché vi ricordo anche che potete stalkerarmi su tutti i vari social, su tutte le varie piattaforme possibili e immaginabili, per rimanere sempre aggiornati in tempo reale su quello che è il mio mondo magico e sulle uscite, ritardi e annunci di action figure. Per ora è tutto, ma solo per ora, Ashura e Minako vi salutano e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!